Questa settimana l'arte del Vangelo racconta l'incredulità di San Tommaso. Cominciamo con l'opera di Caravaggio, appunto l'incredulità di San Tommaso, realizzata nel 1600-1601 e ora alla Bilder Galerie di Potsdam in Germania. In quest'opera Caravaggio sceglie un taglio che oggi chiameremmo landscape, quello per intenderci ormai abituale nei moderni televisori europei, detto 16 noni. È il formato che più si avvicina alla visione umana, che è sì in un rapporto 4-3, quello per intendersi dei vecchi televisori catodici, dal punto di vista strettamente ottico, ma che nella elaborazione che ne fa il cervello privilegia invece l'estensione orizzontale. In secondo luogo, la scelta di oscurare completamente lo sfondo concentra ancor più drammaticamente la nostra attenzione sulle figure e il loro interagire. La scena è divisa in due parti, con Gesù ancora avvolto nel sudario che domina la parte sinistra. Le teste sono allineate a comporre una croce che si allunga sul volto di Tommaso. La testa di Tommaso, il suo dito che piega un lembo di carne, la piaga nel costato di Gesù sono al centro dell'attenzione di chi guarda. Se non metto il dito nel posto dei chiodi e non metto la mia mano nel suo costato, non crederò, riporta il Vangelo di Giovanni al capitolo 20, versetti 19-20. E proprio su quella ferita è rivolto il triangolo ideale che si forma unendo gli sguardi dei tre uomini. I personaggi sono rappresentati come coevi al pittore. L'opera, probabilmente commissionata dal banchiere Giustiniani, è passata poi in varie mani, finché all'inizio dell'Ottocento fu acquistata dalla Prussia. Non a caso ora è conservata a Potsdam presso Berlino. Ne esistono però anche altre versioni, che sono in realtà delle copie, al Pardo di Madrid, a Trisc in Inghilterra e anche agli Uffizi a Firenze, come questa che vediamo adesso. Di Giovanni Antonio Galli, detto lo Spadarino, presentiamo ancora un tema, l'incredulità di San Tommaso, del 1620 circa, ora al Wrottham Park in Gran Bretagna. È grazie al padre, fabbricante di spade, che Giovanni Antonio Galli è conosciuto come lo Spadarino. Romano, entra nell'ambiente dei medici grazie al collega Gerardo delle Notti, Gerrit o Gerhard van Honthorst. Nel dipinto Incredulità di San Tommaso, lo Spadarino mette in evidenza un Cristo giovanissimo, con solo dei piccoli segni della passione, colto nell'attimo in cui mostra con la mano destra il costato, mentre con la sinistra afferra saldamente il polso di un Tommaso già stempiato ed esitante, e la trascina verso di sé. Due apostoli dirigono lo sguardo verso il gesto di Gesù. Altri due si guardano negli occhi, mentre un anziano San Pietro guarda soddisfatto e quasi ironico il collega Tommaso, quasi a dirgli: «Ora puoi vedere e toccare con mano la verità di quanto ti avevamo annunciato». Anche lo Spadarino rinuncia a qualsiasi sfondo, come a voler cogliere un evento valido in ogni tempo e in ogni contesto.
perfino in quello assolutamente incongruo nel quale il quadro è finito a trovarsi. La stralussuosa villa inglese di stile neopalladiano di Wrottham Park, presso la parrocchia di South Mimms, a pochi chilometri da Londra. Immersa in un parco di 10 chilometri quadrati, la villa è stata usata come location in più di 60 film e in infiniti ricevimenti del gran mondo. Ben diversa è invece la location della versione data dal pittore Zannino di Pietro a questo episodio evangelico. Zannino o Zanino è noto anche come Giovanni di Francia o Giovanni di Pietro Charlier, un pittore vissuto a cavallo tra XIV e XV secolo. Di origine francese ma cittadino veneziano, Zannino è autore di delicatissimi polittici, come questo trittico degli inizi del 400 al Museo Civico di Rieti o questo polittico ora ad Avignone. Quest'opera, Incredulità di San Tommaso, conserva la sua location più adatta, cioè il suo luogo originario, che è il convento del Beato Sante, un santuario conosciuto un tempo come Santa Maria di Scotaneto, fondato probabilmente quando era ancora in vita San Francesco e alla cui regola si ispira. Soppresso da Napoleone nel 1810 e dai Savoia nel 1862, il convento ha visto il ritorno dei francescani nel 1908, tornando ad essere centro di attività religiosa ma anche sociale. Tra l'altro, durante la Seconda Guerra Mondiale, vi trovarono rifugio circa 300 persone, tra cui moltissimi ebrei sfuggiti alle deportazioni naziste. Il polittico trasmette con forza l'incredulità di San Tommaso e la sovranità umanissima ma vigorosa di un Cristo con una insolita mano sollevata a reggere alta l'asta della bandiera con la croce. Una cascata di colori vivacissima, oro e bagliori di luce, inonda chi guarda e il visitatore non può non notare l'umiltà e la povertà cromatica di due personaggi rispetto ai quattro che affiancano il soffio della incredulità. Il grigio della tonaca francescana si insinua nel fasto e nella pienezza del polittico, racchiuso in una cornice autentica, preziosamente intagliata da artigiani marchigiani. A sinistra vediamo San Giorgio che uccide il drago con la lancia. La spada che ha trafitto il costato di Gesù diventa paradossalmente, ma secondo verità, il tramite della salvezza. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Leggiamo in Isaia al capitolo 53, versetto 5. Tommaso può toccare con mano la verità della resurrezione, può sconfiggere il demone diabolico del dubbio, del timore di credere all'annuncio degli altri apostoli e superare la paura che quanto gli hanno testimoniato sia troppo bello per essere vero, sia una tragica autoillusione. Il diavolo è colui che semina il dubbio, che diffonde disperazione e sconforto, ma adesso davvero San Giorgio può utilizzare quella stessa lancia che ha percosso il costato di Gesù per schiacciare il diavolo, cioè diaballo, colui che divide. Puoi leggere questo brano nel Vangelo di Giovanni al capitolo 20, versetti 19-31.